Benvenuti a Campeon. La puntata di oggi è un lungo viaggio tra i ricordi, più prosaicamente cimeli, insomma, memorabilia. In questo episodio andremo a ripercorrere, parafrasando il poeta, le migliori medaglie della nostra vita e le peggiori delusioni sportive vissute durante i Giochi Olimpici. Momenti che vi faranno ritornare indietro nel tempo e che vi sbloccheranno più di un ricordo, perché ciò che viene ricordato vive e fa vivere. Questo perché quando raccontiamo certe storie è impossibile non raccontarne il contesto, le sensazioni vissute, le persone con cui abbiamo condiviso quel momento. E quando si parla di sport è inevitabile non pensare a momenti di gioia, alla nostra bandiera che garrisce al vento, all'inno nazionale urlato a squarciagola, alle lacrime, all'esultanza dei nostri portacolori e anche alla nostra, mentre saltiamo di gioia abbarbicati sui divani davanti alla TV. La televisione e la radio sono state le nostre fidate compagne, ci hanno accompagnato attraverso cronache epocali, mentre eravamo lontani da casa, durante notti insonni, a scuola, in ufficio. Ci hanno consegnato quei momenti che adesso sono diventati ricordi. Belli, brutti, nitidi, offuscati dal tempo, sporcati in qualche modo, ma scolpiti nelle nostre memorie. Vittorie e atleti che hanno contribuito a scrivere pagine di storia che ci hanno emozionato, perché solo ai giochi si vivono emozioni così forti. Alzi la mano chi non ricorda le imprese degli Abbagnale, l'arrivo in solitaria di Bordini e Baldini, unici vincitori azzurri nella maratona, e poi Yuri Chechi, Cassina, l'oro indimenticabile di Sara Simeoni a Mosca, le vittorie del fioretto femminile, Federica Pellegrini che vince nei 200 stile. Questa sarà pertanto una puntata a tinte azzurre. L'elenco di tutti i momenti epici che ci hanno accompagnato nel corso del recente passato sarebbe lunghissimo e per brevità abbiamo scelto di raccontare le imprese dei nostri attraverso il ricordo più vivido possibile, sperando di essere di buon auspicio e di poterne viverne tanti altri, forti, fortissimi e possibilmente vincenti tra qualche settimana a Parigi. Purtroppo le Olimpiadi sono state anche teatro di gravi torti, di delusioni cocenti, di pianti. La pallavolo azzurra beffata ad Atlanta 96, la generazione di fenomeni sconfitta ad un passo dalla vittoria in una delle partite più emozionanti della storia olimpica. I furti subiti da Cammarella e Nardiello, pugili azzurri derubati da giurie prezzolate che hanno avvantaggiato oltre ogni merito gli atleti di casa. E come dimenticare il tonfo più roboante che il nostro calcio ricordi, ovvero la sconfitta per 4-0 subita dai Carneadi dello Zambia alle Olimpiadi coreane dell'88. Storie, personaggi, ricordi, memorabilia. Dal nostro personale cassetto dei ricordi, alcuni dei momenti più o meno recenti della nostra storia ai giochi. E voi, dove eravate? E che cosa stava succedendo nella vostra vita? Tutto questo e molto di più in questa puntata in cui andremo a togliere la polvere da una serie di immagini e di parole e cronache dell'epoca. Andremo a ritroso nel tempo, partendo dalle ultime Olimpiadi. Il mio personale teatro era il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, in Croazia, 4 agosto 2021, meritate vacanze estive, con un piccolo dettaglio, ci sono le Olimpiadi e la finale dell'inseguimento a squadre di ciclismo su pista. All'ingresso del parco un cartello, si prega di mantenere un rigoroso silenzio, non urlare. La scritta è tradotta, vado a memoria in una decina di lingue. Rispettosi di questo avvertimento, camminiamo estasiati fotografando cascate e laghetti, fiumiciattoli, flora e fauna nel loro massimo splendore. Ma ad un certo punto il richiamo della medaglia olimpica in ballo ci destò da questo ameno torpore. Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan erano pronti in pista per sconfiggere i temibili danesi in una delle prove più spettacolari del ciclismo indoor. Così, grazie ai potenti mezzi messici a disposizione da questi tempi ipertecnologici, ci connettemmo, seppur immersi nella natura, per godere di 3 minuti e 42 secondi e qualche millesimo di secondo di pura sofferenza che servì giusto giusto per garantire al quartetto azzurro la vittoria di una delle medaglie più belle di sempre. L'urlo strozzato in gola e la foto ancora presente sul mio smartphone è da allora nel mio cassetto dei ricordi sportivi più belli. Qualche giorno prima di partire, il mondo si fermò, soprattutto quello italiano, per mostrare come il cuore di un essere umano possa fermarsi e ripartire dopo una doppia emozione. Era il 1 agosto 2021 e nel giro di pochi minuti, prima Jacobs e poi Tamberi vincevano due delle medaglie più iconiche delle Olimpiadi, 100 metri e salto in alto.
Una bandiera, il tricolore sul tetto del mondo. Ma non avevamo visto ancora nulla, perché quelle del 2021 furono Olimpiadi da circoletto rosso, con la nostra nazione che riuscì a raggiungere il più alto numero di medaglie mai ottenuto, 40, superando il precedente record di 36 stabilito a Los Angeles 32 e Roma 60. Per la prima volta nella storia olimpica, l'Italia ha ottenuto almeno una medaglia per ogni giorno. Ha conquistato, altro record, almeno una medaglia in 19 discipline. Delle 10 medaglie d'oro, 5 sono state conquistate nell'atletica leggera, disciplina in cui l'Italia ha conseguito il secondo posto nel medagliere di questa edizione. La prestazione complessiva è stata definita dalla stampa nazionale ed internazionale come l'estate d'oro dell'Italia. Era il 2021, è stata l'Olimpiade più bella di sempre. Ma adesso, come Marty McFly e Doc sulla loro DeLorean, siamo pronti ad andare a ritroso nel tempo e portarvi con noi. Citius, Alcius, Fortius. Più veloce, più alto, più forte, più azzurro. Buon viaggio olimpico e azzurro con Campeon. Le porte della scuola media Umberto Saba si sono riaperte da pochi giorni. È un tragico lunedì di inizio scuola e di fine estate. Siamo al terzo anno, quello degli esami, quello che segna uno spartiacque epocale, uno dei primi nella vita degli adolescenti. 13-14 anni, forse l'età peggiore per decidere chi vuoi essere, cosa vuoi fare, chi vuoi diventare. In quella mattinata di inizio scuola, i ragazzi della terza C chiesero praticamente all'unisono di poter guardare quella che doveva essere una semplice passeggiata, una partita di qualificazione del torneo olimpico di calcio. La nazionale olimpica azzurra, reduce dalla vittoria nemmeno troppo convincente contro il Guatemala, affrontava infatti i modesti africani dello Zambia. Mai nella storia del nostro calcio, a nessuna latitudine e in nessuna competizione, si era disputato questo incontro. I professori dell'epoca gridarono compatti il più feroce dei niet. Siamo all'inizio dell'anno, bisogna lavorare sin da subito, nessuna distrazione. Così fu, e nel nostro animo di ragazzini super disciplinati ci adeguammo alle disposizioni dell'istituzione scolastica. Tutti tranne me, che armato di radiolina e cuffiette all'ultimo banco, riuscì ad ascoltare la radiocronaca di quella che fu, senza timore di smentita, la nostra personalissima Corea. La Corea della generazione X. Quando citiamo la Corea, risvegliamo nei nostri padri e nei nostri nonni quella sciagurata sconfitta in cui incappò la nazionale di calcio ai mondiali del 1966, per mano appunto della Corea del Nord, una squadra di ridolini, come recitavano le cronache dell'epoca. E invece, tra la lezione di geografia e quella di storia dell'arte, in meno di 2 ore, la nostra nazionale franò per la più clamorosa debacle della nostra storia. 4-0, o meglio 0-4. Nell'incredulità generale, grazie alla tripletta di Kalush Abwalia e al golletto di suo fratello Johnson. Increduli erano anche i miei compagni di classe, che chiedevano lumi e pensavano ad uno scherzo architettato per prenderli in giro. Curioso che, a distanza di 20 anni, conobbi davvero Kalush Abwalia e gli raccontai questa storia, la storia dello studente che apprese dalla radio le gesta di una delle disfatte più clamorose della storia del calcio italiano. Bontà sua, sorrise senza infierire. Durante quelle Olimpiadi dovemmo subire un'altra cocente delusione e la vittima, nei quarti di finale del torneo di pugilato, categoria welter, fu il nostro Vincenzo Nardiello. Un match assurdo, un dominio incontrastato che soltanto un arbitraggio in malafede poteva sovvertire nel risultato scontato che il nostro rappresentante aveva meritatamente raggiunto. Al termine del match, i giudici invece consegnarono la vittoria al sudcoreano sotto gli occhi increduli di Nardiello, che cadde in ginocchio sul ring, disperato. A stento, Mario Pescante lo trascinò via dal palazzetto mentre Nardiello e la delegazione azzurra urlavano tutta la loro rabbia e la loro frustrazione contro i giudici che si erano macchiati di una decisione scandalosa.
una Olimpiade, quella coreana, che però si chiuse in gloria grazie alla vittoria di Jelindo Bordin nella regina delle gare, la maratona. Sull'ondulato percorso di Seul, il geometra capocantiere di Longare, provincia di Vicenza, compì il suo capolavoro. In Italia sono le 7.35, le 14.35 di Seul. All'alba di una domenica di ottobre, nelle case degli italiani, regna il silenzio assoluto. Tranne in quelle degli appassionati di sport, che stanno guardando le Olimpiadi e l'ultima delle gare, la maratona. Mio padre era uno di quelli, in salotto davanti alla TV, con la porta chiusa per non disturbare la famiglia. A Seul il clima è caldo, ci sono 25 gradi e l'umidità è al 74%. Non sono decisamente le condizioni ideali per una gara estenuante come la maratona. Dopo una momentanea crisi al 15° chilometro, Bordin si rifà sotto al gruppo di testa e al 31° inizia la selezione che determina la scrematura definitiva e il podio. A 7 km dall'arrivo, in testa sono rimasti in 4. Salah, Djibouti, Vakiri, Kenya, Bordin, Italia e Nakayama, Giappone. I primi due aumentano l'andatura, Salah detta il passo, ma Bordin è lì e lo segue da vicino. Dalla sua espressione non traspare alcuna emozione, nessun timore. L'accelerazione dei due africani a 5 km dall'arrivo costringe alla resa il giapponese Nakayama, vincitore per ben due volte sul percorso coreano nell'85 e nell'86. Rimangono in tre ed è incredibile che quei tre siano gli stessi che componevano il podio dei mondiali di Roma dell'anno precedente. Jelindo Bordin, bronzo, Salah, argento, Vakiuri, oro. Il sogno di vittoria per il nostro connazionale sembra svanire al 38° chilometro, quando gli africani lo staccano, accumulando qualche secondo di vantaggio. Ma allo scoccare del 40° chilometro, Bordin reagisce in maniera incredibile, cambia passo e con uno scatto poderoso recupera Vakiuri e si porta all'inseguimento di Salah. Stringe i denti e dà fondo ad ogni singola goccia di energia. A 1.5 dal traguardo, Bordin bracca Salah. Il gibutiano è incredulo, impaurito, si volta in continuazione per controllare il proprio inseguitore e quando Bordin lo supera e si invola in solitaria verso il traguardo, per quella che è una rimonta incredibile durata lo spazio di 600 metri che lo consegna alla storia. All'entrata dello stadio, il maratoneta vicentino sorride, sa di avere la vittoria in pugno. Negli ultimi 100 metri saluta il pubblico e, tagliato il traguardo, si inginocchia e bacia la pista. Dopo 2 ore, 10 minuti, 32 secondi, Filippide è arrivato ad Atene ancora una volta. Una vittoria indimenticabile, l'evento sportivo più importante della sua vita. 42 chilometri di speranza, gioia ed orgoglio che hanno emozionato ed esaltato milioni di italiani in fervida attesa a soffrire ed esultare insieme. La prima per l'Italia. Mio padre in salotto urla di gioia, uno dei risvegli più emozionanti della mia giovinezza. Dulcis in fundo. Sempre nell'ultima giornata delle Olimpiadi arrivò una delle medaglie azzurre più emozionanti. La vittoria storica a Barcellona 92 del settebello italiano nella finale della pallanuoto maschile. Non so se sia stata più bella per come è maturata, per l'ambiente in cui venne giocata la storica piscina Picornell, forse perché quella è considerata la partita di pallanuoto più bella della storia. 4 tempi regolamentari, 6 tempi supplementari, risultato finale Italia 9, Spagna 8. I nostri fieri avversari nella finalissima valida per loro sono proprio le Furie Rosse, i padroni di casa. Questa vittoria vale doppio per come è arrivata, ma soprattutto perché la Spagna è una nazionale mostruosamente forte, che annovera fior di campioni come il Maradona della pallanuoto, Manuel Estiarte, un genio prestato alla pallanuoto, visionario, talentuoso, spietato, fortissimo. Il giorno dopo, la Gazzetta Sportiva titolava 7 bellissimo, superba pallanuoto, cuore e gol d'oro. E così è stato, infatti, il 9 agosto 1992, in quella finale infinita, che l'Italia vinse con grande tenacia, resistenza e spirito di squadra. Come dimenticare il gol di Gandolfi, che batteva il portiere Roland a 32 secondi dalla fine del 6° tempo supplementare? Il settebello italiano, guidato dal serbo Ratko Rudic, tornava a vincere 32 anni dopo il successo di Roma 60. Era l'inizio di un ciclo epico, la scintilla dalla quale l'Italia rinasceva, come l'araba fenice rinasceva dalle proprie ceneri.
Dopo il 7-7 dei quattro tempi regolamentari, Estiarte aveva riacceso le speranze dei tifosi spagnoli e catalani insieme con il rigore realizzato a 42 secondi dalla fine del secondo extra time. Ma l'iconico centroboa Massimiliano Ferretti, dopo 20 secondi, riportava gli azzurri in parità, finalizzando l'assist perfetto di Bovo. Davanti alla TV, col fiato sospeso per altri quattro lunghissimi tempi supplementari, fino all'epilogo vincente di Gandolfi. Era il colpo del KO, il pugno della buonanotte a cui gli spagnoli non riuscirono a rispondere, stampando l'ultimo attacco e l'ultimo tiro sulla traversa. Italia in trionfo, premiata dal re di Spagna Juan Carlos, in piedi insieme a tutto il pubblico, deluso e incredulo, ad applaudire i nuovi campioni olimpici. Alla piscina Bernard Picornell, il tempio della pallanuoto che affaccia sulla Sagrada Famiglia, si scrisse la storia. Ci mettemmo la firma, una firma azzurra. Quante altre vittorie simili, di rimonta, che hanno come comune denominatore la sofferenza, la tenacia e la caparbietà, abbiamo visto? Se c'è uno sport dove l'Italia eccelle, soprattutto in ambito olimpico, quella è la scherma. La nostra stella polare, lo sport che ci ha portato più medaglie, quello in cui abbiamo dominato per larghi tratti della storia olimpica. E c'è un momento che fotografa al meglio questo dominio, tanto che per fermare la fame di vittoria delle fameliche fiorettiste azzurre, il CIO inventa una regola assurda, lasciando fuori il fioretto a squadre dall'edizione del 2004. Prima però erano arrivate tre medaglie d'oro di fila, 92, 96, 2000, con tedesche, romene e polacche a masticare amaro dietro il Dream Team azzurro. Giovanna Trillini, Margherita Zalaffi, Francesca Bortolozzi, Diana Bianchedi, Dorina Vaccaroni, Valentina Vezzali, in ordine cronologico e sparso, le protagoniste di questi tre strepitosi successi. Una vera e propria tirannia sportiva, le magnifiche sei che alternate nelle tre edizioni portarono a casa la medaglia più prestigiosa. Sono le nostre supereroine. Vaccaroni la più esperta, Trillini, Zalaffi, Bortolozzi, Bianchedi e Vezzali sono il nuovo che avanza, la nostra nouvelle vague. Sono le volpi Forza 6 di cui Uma Thurman accenna in Pulp Fiction e che la mente geniale di Quentin Tarantino ripropone anni dopo in Kill Bill. Donne specializzate nel vincere, ragazze eccezionali che confermarono agli occhi del mondo la forza e la supremazia della scuola italiana di scherma, confermata anche nei concorsi olimpici individuali. In un eterno passaggio di testimone, Trillini, Vezzali, Di Francisca vincevano ori a ripetizione, mentre la squadra riempiva anche i gradini più bassi del podio. L'Italia del fioretto femminile fa parte della storia dello sport per la sua voglia di vincere. Come il ciclista Eddie Merckx, il nuotatore Michael Phelps, il tennista Roger Federer o il golfista Tiger Woods. La straordinaria capacità di confermarsi vittoria dopo vittoria. Altra storica medaglia, sempre al femminile, è quella vinta dalla Divina, la più grande nuotatrice italiana di sempre e una delle più grandi al mondo, Federica Pellegrini. 5 partecipazioni olimpiche dal 2004 al 2021, la prima a gareggiare in 5 edizioni dei giochi nella stessa specialità. Argento ad Atene 2004, sedicenne, quando conquistò il podio divenendo all'epoca la più giovane atleta azzurra a vincere una medaglia. E poi, finalmente a Pechino 2008, Pellegrini diventa la prima italiana a vincere una medaglia d'oro nel nuoto nella specialità dei 200 stile libero, la sua gara. La ventenne di Spinea vince la medaglia d'oro battendo il record del mondo che apparteneva alla sua eterna rivale, la grandissima e bellissima francese Laure Manadou, con il tempo di 1:54.82, 63 centesimi in meno del record precedente di proprietà dell'azzurra stabilito nelle batterie sempre a Pechino. Quando Federica sale sul gradino più alto del podio, bacia e accarezza il simbolo della vittoria, batte le mani al ritmo dell'inno nazionale di Mameli. Guarda tutti dall'alto, Federica, da quell'Olimpo che l'ha consacrata e la inserisce nella storia dei giochi. Lacrime di gioia, pugni nell'acqua, finalmente è la prima parola che Federica pronuncia dopo aver preceduto la slovena Isakovic e la cinese Pang.
Tutto il podio di quella gara è sceso sotto al precedente record del mondo per la finale dei 200 stile libero femminili più veloci della storia. Questo 200 lo aspettavo da 4 anni, è una rivincita personale anche per quelli che, ai Giochi di Atene, mi fecero credere che l'argento era una delusione. Ho preparato la finale con calma, ero cosciente che la condizione c'era, sia fisica sia mentale. Dopo la delusione nei 400 ho reagito e nelle batterie dei 200 mi sono sciolta. Poi il record mondiale mi ha aiutato a cancellare la delusione e a ritrovare motivazioni e sicurezze. La Pellegrini ha disputato una gara tutta in progressione, virando prima ai 100 e soffrendo solo nella terza vasca, in cui è risalita la campionessa europea, la slovena Isakovic, poi preceduta al tocco per soli 15 centesimi. È stata una gara velocissima, con la statunitense Off appena fuori dal podio, quarta, nonostante il record americano. Federica sapeva di non poter mollare neanche un centimetro. Le sconfitte subite in rimonta dalla rumena Potek alle Olimpiadi di Atene e dalla francese Fig ai Mondiali di Montreal le avevano insegnato molto. È stato un duello fantastico che la Divina ha vinto con grande maestria, riscrivendo la storia del nuoto italiano. Ma ciò che spesso resta nei nostri ricordi di tifosi e appassionati è il racconto, la narrazione dell'evento. Federica, resisti, resisti, deve resistere, è d'oro, e con la testa e con il cuore. Così la voce Rai nel commento contrito e commosso di Sandro Fioravanti e Luca Sacchi, una fotografia con colonna sonora come quelle che scattavamo da ragazzi durante l'estate e che riguardiamo oggi con un misto di tenerezza, gioia e un pizzico di nostalgia. La stoccata vincente, il tocco del bordo vasca, il taglio del nastro, l'arrivo in volata, tutto meraviglioso, tutto bellissimo. E i nostri cantori, gli antichi Rhapsody, sono i cronisti che ci hanno accompagnato durante questi trionfi. Ma se Fioravanti e Sacchi hanno accompagnato Pellegrini in maniera molto soft, impossibile non citare una delle voci più significative in termini olimpici per i colori azzurri. La voce di Giampiero Galeazzi, per tutti bisteccone, semplicemente la colonna sonora delle vittorie degli Abbagnale nel canottaggio, di Rossi e Bonomi nella canoa. La voce era capace di perderla per una telecronaca in cui, di fatto, gareggiava con i protagonisti, spingendoli e tifando per loro oltre ogni ragionevole dubbio. Era il primo tifoso azzurro, il nostro megafono. Con le sue espressioni metaforiche, la sua cadenza romanesca, distante anni luce dalle misurate telecronache di Paolo Rosi o di Nando Martellini, Galeazzi e le sue adrenaliniche telecronache ci hanno accompagnato tra riferimenti tecnici ed espressioni idiomatiche. Un cuore grande così, che ci riporta indietro a Seul 88, alla storica affermazione dei fratelloni d'Italia, Giuseppe e Carmine Abbagnale, guidati dal timoniere Peppinello di Capua. In acqua 3, il nostro equipaggio resiste al ritorno prepotente della Germania dell'Est, con un rush finale magnifico che Galeazzi fotografa alla sua maniera. Due stupendi cavalieri delle acque, ancora loro, dimostrano di essere i più forti in ogni momento e in ogni campo di gara. Ma è nel 2000, sulle acque del Sydney International Regatta Center, con la vittoria di Rossi e Bonomi nella canoa K2, che Galeazzi realizza il suo capolavoro. Una gara gestita in un crescendo rossiniano dei nostri canoisti, con Rossi scatenato e Bonomi degno scudiero di un equipaggio che domina la gara dei 1000 metri, regolando la Svezia e l'Ungheria sul traguardo finale. Rossi aveva già vinto diverse medaglie, a Barcellona con Dreossi, bronzo, ad Atlanta 2 ori nell'individuale K1 500 metri e nel K2 1000 metri con Scarpa, ma nessuna di quelle medaglie avrà l'aura e la potenza di quel successo sui 1000 metri australiani. Dai 500 metri la voce di Galeazzi si increspa come le onde di un mare che sta montando. È ritmica, segue le battute dell'equipaggio italiano che continua a martellare sui 116 colpi al minuto. Ma quando il traguardo si avvicina, Galeazzi spinge l'armo azzurro, la voce inizia a incrinarsi, diventa roca, mentre Svezia e Ungheria si avvicinano. Lo sprint finale di Rossi e Bonomi viene accompagnato da una infilata di parole che toglie il fiato al cronista romano, che conclude con un urlo strozzato in gola. E questo è il K2 italiano, si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince l'Italia, vince! E come si dice,
per la leggenda e per quali campioni. Incredibile la vittoria di questa imbarcazione, un turbo diesel. Di questi ricordi si vive, perché sono loro a scandire il passare del tempo, legano i nostri anni uno all'altro e difficilmente si confondono nelle pieghe della storia. Nel 1996 l'Italia sportiva alle Olimpiadi attende due medaglie d'oro. Yuri Chechi agli anelli nella ginnastica artistica e quello della squadra di pallavolo maschile. Se del primo parleremo successivamente, lasciateci spendere due parole per la grande delusione che arrivò dal volley azzurro, sconfitto in finale dai tulipani olandesi. La generazione di fenomeni azzurra, guidata dall'argentino Julio Velasco, si fermò proprio sul più bello al termine di un torneo olimpico letteralmente dominato in lungo e in largo. Se quattro anni prima eravamo usciti nei quarti sempre per mano degli olandesi, questa volta la caduta e la delusione annessa sono ancora più fragorose. Gli azzurri che battono tutte le loro avversarie, Olanda compresa, nel girone, e poi sconfiggono argentini e jugoslavi, arrivano alla finale da favoriti. Una formalità, disse qualcuno, si limiteranno a vincere. E invece, al termine di 5-7 estenuanti, l'Italia soccombe per 3-2 al tiebreak, perso per 17-15 dopo aver annullato un match point sul 14-13 per gli olandesi e soprattutto dopo averne sciupato uno sul 15-14 per noi. A questo punto è blackout, totale, inaspettato, ed è sconfitta, dolorosa, ingiusta, amara. Tre punti in fila che ci relegano al secondo posto. La TV indugia sui volti delusi dei nostri atleti: Bernardi, Bovolenta, Bracci, Cantagalli, Gardini, Gianni, Gravina, Meoni, Papi, Sartoretti, Toffoli, Zorzi, mentre impietosamente, ma giustamente, gli olandesi si lasciano andare in una festa sfrenata. La squadra più forte di sempre, il nostro Dream Team, che aveva vinto tutto quello che c'era da vincere, si fermò ad un passo dalla gloria eterna. Quella magnifica nazionale restò a bocca asciutta e le Olimpiadi restarono un sogno accarezzato e tuttora non realizzato. Sempre nel 1996, al Georgia Dome di Atlanta, si tiene la finale degli anelli. Il nostro Yuri Chechi ha un conto in sospeso con le Olimpiadi, perché quattro anni prima, da favorito numero uno per la medaglia d'oro ai Giochi di Barcellona, un terribile infortunio lo costringe al ritiro. La rottura del tendine d'Achille, occorsa durante un allenamento, gli impedì di partecipare ai Giochi. Ma la forza d'animo di Chechi è incredibile e il nostro ginnasta a Barcellona ci va lo stesso, non come atleta ma come commentatore al fianco del cronista Rai Andrea Fusco. Dopo quattro anni la sua voglia di rivalsa e il suo innato talento non sono altro che il motore propulsivo e la logica conseguenza di una prestazione che lo porterà in trionfo con una vittoria tanto bella quanto meritata. Chechi nell'ultimo esercizio è perfetto. La grafica recita più 9.812, ovvero il punteggio necessario per vincere la medaglia d'oro. Un risultato accessibile, che però necessita di una prova senza macchie e senza indecisioni. Quando viene aiutato a prendere posizione sugli anelli, la scena che appare agli occhi del mondo intero è impressionante. Paura, attesa, emozione, dice il commentatore Andrea Fusco, che poi chiosa: adesso c'è solo il silenzio. Inizia l'esercizio, Chechi è perfetto, le corde degli anelli non hanno la minima esitazione, sono tese, ferme, immobili. Il suo sguardo serio e concentrato guarda l'infinito, laggiù, lontano. Forse sta ripensando a Barcellona, forse no. Andrea Fusco resta in silenzio, non dice una parola, lascia che a parlare siano le immagini, mentre Chechi volteggia, compie il suo esercizio. Il Cristo, la rondine, le salite. Il pubblico sembra assecondare le volontà del commentatore Rai. A parte qualche gridolino nel Georgia Dome, il silenzio regna sovrano. A ogni capovolta il silenzio è più pesante. Quando Chechi si riporta in Iron Cross, parte un timido applauso che dura qualche secondo. Ma quando si prepara l'uscita sul tappeto, ecco che Fusco si lascia andare ad un commento semplice. Vola, vola, vola! Vola, vola verso il podio, Yuri Chechi, vola!
per poi commuoversi e sciogliersi nel momento in cui i giudici decretano il 9887 che vale la medaglia d'oro. La fine di un inseguimento durato 4 anni. Checchi è l'uomo vitruviano, la trasfigurazione della perfezione assoluta. Da lì, da quella notte americana, nasce il soprannome di Signore degli Anelli. Se quella del 96 fu una vittoria storica, giunta ben 72 anni dopo la vittoria agli Anelli di Francesco Martino a Parigi 1924, inatteso, insperato e infine ingiusto fu il bronzo di Atene 2004. Dopo l'annuncio del ritiro e il ritorno alle competizioni nel 1999, Checchi si preparò per le Olimpiadi di Sydney del 2000, ma un altro terribile infortunio gli impedì di difendere il titolo. Nel 2003, per via di una promessa fatta al padre guarito da una malattia, decide di tornare ad allenarsi. Ad Atene, all'età di 34 anni, un'età davvero avanzata per uno sport così impegnativo come la ginnastica, Checchi è portabandiera della spedizione azzurra e gareggia ancora una volta negli Anelli. Al termine di una gara straordinaria, il nativo di Prato conquista un bronzo che ha il sapore amaro della beffa. In questo caso il commento di Andrea Fusco fu sublime, poetico. Yuri si è posato come una foglia che si arrende all'autunno, rivendicando a sé la grazia del volo. L'oro, controverso, va al padrone di casa, il greco Dimosthenis Stampakos, ma un successivo riesame della gara effettuato 3 mesi più tardi da una giuria neutrale avrebbe attribuito la vittoria al nostro alfiere. E se Checchi, in un estremo gesto di fair play, indicò il bulgaro Joptek, secondo, come vincitore morale della competizione, il secondo classificato alle spalle del greco non le mandò certo a dire, parlando apertamente di rapina a mano armata. Le polemiche legate alla pioggia di proteste sui punteggi della ginnastica artistica furono un vero e proprio leitmotiv della kermesse greca e molti atleti chiesero l'intervento della federazione per modificare la metodologia di un punteggio con una revisione netta delle regole di valutazione. Sempre nell'Olimpiade del 2004, sempre nella ginnastica artistica, questa volta alla sbarra, sempre con il commento di un magnifico Andrea Fusco, ricordiamo una delle medaglie più iconiche di sempre, quella che valse il medallo più pregiato, vinta da Igor Cassini. Prima dell'esibizione, Fusco introduce il nostro portacolori spronandolo con un commento molto informale e amichevole. Forza Bilo, anche tu puoi farci sognare in questa notte, che certamente ha molte nuvole e poche stelle, ma tu sei una di queste. Quello di Cassina alla sbarra fu un esercizio incredibile, dall'elevato contenuto tecnico, eseguito con una precisione degna di un vero fuoriclasse. Per ben 2 volte durante la sua routine, Igor ripeté il suo movimento, il Cassina. Il movimento Cassina consiste in un doppio salto teso con un avvitamento. Si tratta sostanzialmente dello sviluppo del salto Kovacs, doppio salto mortale all'indietro sopra la sbarra, che Cassina già all'età di 13 anni aveva realizzato. Tenete conto che all'epoca quel movimento era stato realizzato soltanto da 2 ginnasti in tutto il mondo. Vittoria meritata e commento futurista di un commovente Andrea Fusco. Guardatelo bene, ha un aspetto umano, ma è un punto esclamativo pervaso di energia, venuto dallo spazio. Si chiama Igor Cassina e non ce n'è per nessuno. È medaglia d'oro. E veniamo ai giorni nostri. Le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma disputate nel 2021, sono ancora un ricordo freschissimo nella mente degli appassionati, ma non solo. Alzi la mano chi non ricorda il pomeriggio del 1 agosto 2021 e alzi la mano chi non ricorda cosa stesse facendo o con chi stava per trascorrere i 20 minuti più incredibili della storia dello sport italiano. E quei 20 minuti più incredibili della storia sono concentrati nello stesso campo di gara, nello stesso stadio, l'Olympiku Sutayamu, lo stadio olimpico di Tokyo. Alle ore 14.07 del 1 agosto, l'atleta italiano Gianmarco Tamberi è in piena corsa per vincere la medaglia d'oro nella finale del salto in alto. In lotta per il primo gradino del podio c'è anche il qatariota Barshim. La cosa incredibile è che i due sono legati da una grande amicizia nata durante allenamenti comuni e gare del circuito. Entrambi sono all'inseguimento di un sogno, quella medaglia olimpica che Barshim ha già vinto 2 volte nella sua versione più beffarda, l'argento.
Il Qatariota ha vinto a Londra 2012 e a Rio 2016 e in cuor suo possiamo solo immaginare che la paura dell'ennesimo secondo posto lo abbia sfiorato a più riprese. La gara è un passo a due, un duello all'ultimo salto. I due, dopo aver effettuato 6 tentativi senza errori fino alla misura di 2,37, hanno commesso 3 errori alla misura successiva di 2,39. Ore 14:41, conclusa la gara con la medesima e identica serie di salti alla medesima misura, il giudice avvicina Tamberi e Barshim spiegando ai due che il regolamento prevede due possibilità. O proseguire la finale con il jump off, uno spareggio ad oltranza, oppure concordare una vittoria ex aequo. A questo punto la scena diventa surreale e i due, guardandosi negli occhi, accettano l'oro a pari merito, come due amici che stringono un patto di eterna fedeltà. La stretta di mano, l'abbraccio e poi la follia di Tamberi che inizia a correre per la pista piangendo, brandisce il gesso, il calco della sua gamba, a ricordare il precedente e drammatico infortunio e lo alza verso il cielo. Un'esultanza liberatoria per una vittoria che Tamberi sognava da sempre. Sono le 14:42 e sulla stessa pista dell'Olimpico di Tokyo sta per iniziare la finale dei 100 metri piani. Ai nastri di partenza, in seconda corsia, Akani Simbine, Sudafrica. In terza, Marcel Jacobs, Italia. In quarta, Zarnell Hughes, Gran Bretagna. In quinta, lo statunitense Fred Curley. Sesta, per il cinese Su. In settima c'è l'altro statunitense, Ronnie Baker. In ottava, Adegoke, Nigeria. E infine, in nona, il fuoriclasse André de Grasse, Canada. Il silenzio avvolge lo stadio. A casa siamo inchiodati davanti al televisore. La tensione è palpabile e a farne le spese è il britannico Hughes, che scatta fuori dai blocchi con una frazione di anticipo rispetto al colpo di pistola. Jacobs, incredibilmente, resta fermo, immobile, e si alza solo quando ormai è palese che quella del suo vicino di corsia è una falsa partenza. La sanzione, severa e crudele, prevede l'immediata squalifica. La falsa partenza non è più un'ammonizione, è un'espulsione diretta. E chissà cosa passa nella testa di un atleta che si prepara per 4 anni, arriva in finale per il sogno di una vita e di una carriera e lo vede sfumare per un battito di ciglia. Quello che mi ha sempre colpito, guardando e riguardando la finale dei 100 metri di Tokyo, è l'assoluta calma olimpica di Marcel Jacobs, che alla falsa partenza del suo vicino di corsia non reagisce. Sono le 14:51, la partenza subisce un inevitabile ritardo. Ma finalmente, alle 14:53 italiane, è il momento di fare la storia. Dai blocchi si alzano tutti i concorrenti. Jacobs, di azzurro vestito, è l'unico europeo in gara. Partiti. Questa è la volta buona. Ai 50 metri il nostro è in testa, tallonato dal sudafricano Simbine e in lieve vantaggio sullo statunitense Curley. Gli altri contendenti appaiono fuori dai giochi. Il nigeriano Adegoke si infortuna e cede, mentre in ultima corsia André de Grasse sprinta e sgasa come se avesse azionato un motorino. Le sue gambe mulinano velocemente e per una frazione di secondo mi concentro su di lui, uno dei favoriti alla vittoria finale, perdendo di vista Jacobs, che nel frattempo, però, ha guadagnato qualche metro ed è in testa. La progressione di De Grassi in nona è impietosa e fa paura, ma il rush finale, però, è appannaggio del nostro atleta che vince, consegnando all'Italia una medaglia storica per la prima volta per i nostri colori, anticipando Curley e un feroce De Grasse terzo in rimonta. Al fondo del rettilineo di pista, anzi proprio sulla curva, c'è Gianmarco Tamberi avvolto nel tricolore. L'abbraccio tra i due neocampioni olimpici lascia tutti senza parole. L'Italia non aveva mai vinto in queste due specialità e il risveglio dell'atletica è un segnale che cambia le prospettive dello sport nazionale. Le ultime Olimpiadi di Tokyo sono state un vero e proprio trionfo per i nostri colori. Ogni giorno una medaglia in discipline diverse, anche meno note, e come spesso accaduto in passato, il nostro paese di santi, navigatori e poeti è salito rapidamente sul carro del vincitore, trasformandoci tutti in esperti di velocità, lotta, vela, canottaggio, riunendo tutti, almeno in questa occasione, sotto l'ombrello del tricolore. A Tokyo abbiamo vinto tanto e sarebbe bellissimo riuscire a ripetere un'altra Olimpiade come quella giapponese. E forse la vittoria che fotografa al meglio il successo straordinario della nostra spedizione è quella giunta il 6 agosto 2021. Non ce ne vogliono Luigi Busà,
oro nel karate 75 kg e Antonella Palmisano, oro nella 20 km di marcia, ma il 6 agosto 2021 lo ricorderemo soprattutto per il quartetto volante che nella 4% ci ha regalato il più clamoroso e inaspettato dei successi. Una medaglia inattesa, un successo clamoroso per una specialità da sempre avara di successi per i nostri colori. Eppure, sulla indimenticabile pista di atletica di Tokyo, i nostri hanno indossato il mantello da supereroi e hanno volato nelle quattro frazioni della staffetta. Patta, Jacobs, De Salu, Tortu. Un veloce scioglilingua, una filastrocca da mandare a memoria nel breve, brevissimo tempo di 37 secondi e 50 centesimi. Un successo che ha scritto una pagina indimenticabile per il nostro sport. Non siamo mai stati i più veloci al mondo e in meno di una settimana abbiamo portato sul gradino più alto del podio prima Jacobs e poi l'intera squadra, la staffetta appunto. Gara perfetta quella dei quattro ragazzi azzurri, perfetti nei cambi, con Jacobs in seconda che traccia il solco e con Tortu in quarta che accelera compiendo un vero e proprio miracolo. Cosa rimane di questi successi? I ricordi. E non è per niente incredibile che siano queste le emozioni che rimangono incise a ferro e fuoco, stampate nelle nostre menti. Lo sport, le imprese, gli atleti, le loro storie. Raccontare queste storie, ricordando quei momenti, condividendoli con voi, sperando di farvi cosa gradita, rispolverando quelle gesta e stimolando la vostra memoria, altro non è che un privilegio. Storie di successi e di fallimenti fragorosi, del resto la storia dello sport è piena di entrambe. Che tu possa incontrare il trionfo e il disastro e fronteggiare quei due impostori nello stesso modo. Questa è la scritta che compare sui muri del campo centrale dell'All England Club di Wimbledon. È con questa frase di Rudyard Kipling che unisce vittoria e sconfitta in un corpo unico e che ci ricorda che lo sport non è solo sport e ci permette di riflettere ancora sulla valenza di una manifestazione così importante, vi salutiamo. Se anche per voi i successi vanno celebrati al pari delle sconfitte, siete nel posto giusto e speriamo anche oggi di avervi tenuto compagnia qui su RBE, qui a Campeon versione olimpica. Citius, Alcius, Fortius. Arrivederci alla prossima puntata di Campeon.